guardi in coro, che è una bufala, mi voglio collegare a quello che ha detto questa signora qui, che ci spaventano tutti, con varie, come dire, ipotesi, però vi volevo leggere questa cosa che è troppo divertente. Esiste un premio Nobel che si chiama però Lin Nobel, che viene assegnato tutti gli anni, e vi voglio leggere qualche cosa. Per esempio, è stato dato nel 2004 a una ricerca biologica, quindi sono ricerche serie, una ricerca biologica di due canadesi che hanno dimostrato che gli arigni utilizzano i loro peti come formidabile mezzo di comunicazione. Quindi c'è chi usa le corde vocali, chi un movimento armonico degli arti, chi invece strofina le ali, gli aringhe no. Loro no, loro usano magistralmente le loro interiore per rilasciare gas digestivi, però con una precisione di frequenza pazzesca. Poi il Nobel per la pace del 2007 è stato dato a certi ricercatori di un laboratorio, pensate, dell'Air Force One americana, che per mesi ha lavorato alla teoria di una bomba ormonale che entro il 2050 potrebbe portare alla fine di tutte le guerre. Cioè, se sta per scoppiare una guerra, si possono far esplodere queste bombe, sentite qua, che sono capaci di indurre i soldati a sentirsi attratti uno dall'altro e di conseguenza a indebolire la carica aggressiva. Quindi, ne manca uno di ignoto, che io darei a quel professore di storia dell'arte, sì, che anni fa, decrittando male la stele dei Maya, ha predetto la fine del mondo per dopo. Diamoglielo, glielo diamo noi come avevamo chiesto. Allora grazie, sì. Marisa, una cosa curiosa che va detta: quel signore, quel buon Joseph Arghese, sì, è morto prematuramente a marzo dello scorso anno. Postumo. Glielo diamo postumo. Va bene, grazie per essere stati qui con noi, e stavolta io vi dico con chiarezza: arrivederci a presto, nel senso che ci vedremo prestissimo. Ciao!